Ring, la pista off-road park di Maggiora. Alessandro Bodda, espertissimo istruttore Xen, e poi Claudia Musumeci, la ragazza appassionata di ride a bordo della sua Panda 4x4 Sisley, che è stata selezionata grazie alla nostra iniziativa speciale Hankook 4x4 automoto.it. Cosa ci aspettano? Due giornate di corso off-road a bordo della Wrangler Rubicon, a tenerci attaccati al suolo, sugli ostacoli e sul fango, le ben conosciute Hankook Dynapro MT. Cosa impareremo in queste due giornate? I trucchi per un'ipotetica iscrizione a una gara trial 4x4. Alessandro, sei pronto? Ti sei armato di pazienza? Maurizio, ho paura che la pazienza sarà più con te, perché la Claudia qua la vedo molto ben preparata. Simpatico, Alessandro. Va bene, Claudia, sei pronta a arrampicarti con la Rubicon? Sì, prontissima, non vedo l'ora. Grande, allora si parte! Prima di tutto facciamo un esercizio così che Claudia possa prendere confidenza col veicolo e degli ingombri, che è una cosa fondamentale in polistrada. Claudia, abituata col suo pandino Sisley, insomma, questa ha dimensioni sicuramente più generose, quindi l'importanza di prendere le misure è sicuramente alta. Eccoci al primo ostacolo. Troviamo una prima parte in piano, sulla sinistra una pendenza laterale, che ci può dare problemi poi per arrivare alla seconda parte dell'esercizio, dove ci troviamo davanti a un dosso, una piccola salitina. Come affrontiamo l'esercizio? C'è appunto un po' di fango, un po' di pietre, il terreno abbastanza duro, una salita con dell'erba umida. Il consiglio è chiaramente quello di eseguire sempre gli esercizi, soprattutto a velocità ridotta, con appunto le ridotte. Per tutta la durata dell'ostacolo, attenzione sempre agli ingombri della macchina e soprattutto agli ostacoli e le sporgenze che ci sono lungo la carreggiata. Perfetto, adesso vediamo un piccolo twistino con una buca e poi subito la pendenza laterale lì sulla sinistra, quindi ci aspettiamo già il comportamento della macchina. Perfetto, adesso ruota dritta, raddrizziamo, teniamo conto sempre degli ostacoli che abbiamo sui lati. Andiamo su di trazione e poi di inerzia finiamo su. Perfetto, ci fermiamo sul dosso, fermati. Ricordati sempre, in cima alle salite, ai dossi, sì, ci fermiamo, perché non sappiamo mai, a parte in queste situazioni che abbiamo già fatto il sopralluogo, che cosa c'è poi dopo il dosso. Quindi è sempre meglio arrivare di inerzia, fermarsi in cima al dosso e poi vedere subito dopo, prepararsi per l'eventuale altro ostacolo che ci troviamo davanti. Un po' di gas. Perfetto, Mauri. Questo era un piccolo test, il pre-test per le Dynapro MT. Tra l'altro, le hai già provate su strada, hai fatto circa un centinaio di chilometri, mi dicevi. Nonostante sia un all-terrain, quindi una gomma che si presta a essere utilizzata anche tutti i giorni su asfalto e non disdegna sia cose semplici che cose un pochino più difficili in fuoristrada, è risultata molto molto silenziosa. Nonostante i suoi tasselli che sono... a prima vista sono molto accentuati, a prima vista sembrerebbe quasi di avere una MAD. Eccoci al secondo esercizio, un twist facile, è già abbastanza scavato, quindi è fondamentale capire lo spostamento dei carichi della macchina. Nel momento in cui si affrontano i twist si ha sempre almeno una delle quattro ruote sollevate. Per superarlo senza l'utilizzo di blocchi del differenziale è fondamentale riuscire a capire l'energia cinetica giusta per superare il dosso e quindi poi avere il feeling della ruota che, toccando col terreno, ritorna poi ad avere trazione. In questo caso lo affronteremo di prima ridotta, quindi una marcia abbastanza bassa, la più bassa che abbiamo, senza l'utilizzo dell'acceleratore troppo aggressivamente. Let's go! Vai, poco gas, adesso senti che saliremo. Ecco, qua ci troviamo nel punto dove le ruote non toccano, prova a accelerare. Perfetto, hai sentito che per un attimo non abbiamo avuto trazione. E adesso proviamo a farla leggermente più allegra, sentendo quando il carico riesce a superare il dosso, quindi eccolo, perfetto, hai visto? Chiaro. Siamo arrivati con un pochino di energia cinetica in più che la macchina è riuscita a superare il twist, il dosso, e quindi a trovare la trazione sulle ruote anteriori. Ale, adesso cosa ci aspetta?
Allora, ci aspetta un bel twist, più difficile di quello di prima. Ma prima del twist abbiamo un guadino, no, direi più un pozzangherone. Un pozzangherone, però ricordiamoci che anche le pozzanghere possono diventare insidiose, soprattutto se non conosciamo la profondità e il terreno che c'è sotto. Con un bastone, se c'è la possibilità, andiamo a tastare e direi che... il fondo tiene, sei sicuro, eh? Secondo me, Claudia, proviamo la tenuta dei finestrini e... dovremmo utilizzare qualche tecnica di apnea, perché qua... Poi lei è esperta nuotatrice, quindi... Io anche, e te, vabbè, boh. Io... proviamo, come va? Io uso i braccioli di solito. Ricordati sempre nel fango di arrivare un pochino più allegra, quindi tieni il motore leggermente un po' più alto di giri, quindi non proprio al minimo, perché nel caso in cui senti che la macchina sta per fermarsi o comunque per slittare, iniziamo a telegrafare. Con l'acceleratore a fare un po' on-off, ok? Bene. In modo tale che... le ruote, girando più velocemente, si scaricano dal fango in eccesso e vanno giù a cercare di mordere la parte più dura del terreno, scavano. Vai giù, vai giù, vai giù, perfetto, così. Ok, adesso ruota dritta, perfetto, mettiamo la prima perché adesso c'è il twist. Cerchiamo sempre di tenerci verso monte, perché poi la macchina fa sempre in tempo a scivolare verso valle. A sinistra, perfetto, vai gas, gas costante, non troppo. Ok, molla, adesso vai giù nel, perfetto, nel buco, sterziamo a destra, vai, sali pian pianino, panella di trazione. Ok, quando è così non serve che tu acceleri troppo, dai troppo gas, piuttosto se senti che slitta torni un attimino indietro, quindi lasci che la macchina si appoggi e poi la riproviamo con un pochino di gas in più. Fai sempre tutto progressivamente. Piano piano, ok. Anche qua, se tu senti che la macchina va avanti, non accelerare. Perfetto, adesso dai un colpetto, così si appoggia, bravissima, così. Ruota dritta, dritta. Bene. Grande. Merito della macchina. Ottimo. Non mio. No, no, qua c'è il pilota, c'è il manico. Ah, qua. Bello, bello. Grande. Beh, qua allora ha aiutato la macchina. Il pilota no, ha aiutato la macchina e la gomma. Ha un disegno particolare questa gomma, i tasselli a V che quindi buttano fuori sassi. Degli scarichi molto pronunciati. Poi il tassello è comunque abbastanza distanziato dagli altri, molto alto. Quindi e tu... quello ci ha permesso di passare da una situazione dove la gomma magari aveva preso un po' di fango da una pozzanghera, eccetera. A scaricarlo. Scaricato subito, ci ha dato subito trazione. Eccoci al quarto esercizio, che abbiamo deciso di rendere leggermente più complicato per Claudio. Abbiamo posizionato infatti una serie di coni per costringerla ad affrontare con la Jeep anche questa pendenza laterale. Subito dopo la pendenza ci sarà un tratto un pochino disconnesso con delle pozze d'acqua e quindi anche del fango, per poi sbucare su una salita fatta di cemento. La difficoltà sta appunto nel riuscire a scaricare il fango dallo pneumatico per riuscire a assicurare il massimo grip alla macchina una volta che si posiziona sulla rampa di cemento, che a vederla così non sembra per niente facile. Ma dai, ma cosa stai dicendo? Vabbè che la chiamano la collina del disonore, però voci narrano che ci è riuscito un ragazzo con un pandino 750 due ruote motrici, quindi... Ragazzi, qua la pressione sta salendo un po' troppo. Andiamo a vedere cosa succede a questo punto. Secondo me l'ale piuttosto se la porta in spalla e la tira su. Senza dubbio. Eccoci qua, allora, pendenza laterale. Ricordiamoci sempre che nel caso senti che la macchina supera un angolo di pendenza troppo importante, troppo pericoloso, la manovra da fare è sterzare a valle. Adesso fermati. Prepariamo la marcia, che in questo caso abbiamo visto la terza potrebbe essere la marcia da mettere, terza ridotta. Allora cerchiamo di affrontare, come abbiamo detto prima, Claudia, un pochino allegro la pozzanghera, ma non troppo per non impattare sul cemento con troppa velocità. Poi una volta che senti che le ruote sono sul cemento, diamo un po' di gas in più, il giusto abbrivo per riuscire a sorpassarla, d'accordo? Ok, benissimo. Guarda che c'è molta pressione adesso su di te, te okay, lo dico. Bene. Non ci deludere. Altrimenti torniamo indietro e rimaniamo dentro la pozzanghera. Esatto. Ok. Andiamo. Ruote dritte. Vai, 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 snacca, snacca. Vai, vai, vai.
Boh, molla! Benissimo! Hai visto che sei andata fantastica. Benissimo. Sei arrivata un po' troppo bassa di giri. Sì. E poi alla fine hai mollato troppo dopo. Cioè, avevi a un certo punto talmente tanta energia, talmente tanto brivido che abbiamo quasi saltato. Quindi. Bene. Pensavi di essere su Monster Truck in pratica. Sì, praticamente sì. Una volta che siamo sicuri di avere la ruota dritta, terza, un po' di abbrivio, proviamo a salire. Beh, grandissimo, ma... grande! E sai cosa ti dico? Che queste Hankook sono una cosa incredibile. Contenuto di brutto. Sulla rampa già bagnata, umida, anche un po' infangata. Il compito non era affatto semplice, scontato. Per nulla. Seconda giornata di corso al Maggiora Off-Road Park insieme a Hankook Dynapro MT. Ad Alessandro, il nostro istruttore, e a Claudia che si vede che si è fatta le basi sul pandino 4x4 perché è davvero fortissima. Adesso cosa ci aspetta quest'oggi, come ci metterai alla prova e cosa ci insegnerai? Allora, oggi Maurizio siamo sempre a Maggiora Park, chiaramente, nella parte però del tempio del fuoristrada estremo, dove ci sono stati campionati anche di velocità su strada. Che hanno aperto solo per noi, perché in teoria qua non si potrebbe accedere. Prima di tutto ci riscaldiamo con una piccola pendenza laterale e poi quando la nostra Claudia è pronta, come ho visto che in realtà è... È vero, brava, brava. Ci inoltriamo nel parco. E allora non ci rimane che tirare giù l'auto da lassù, quindi Claudia tocca a te. Ragazzi, no, non facciamo scherzi, di qua. Sì, ma serio. Non preoccuparti, tanto è sempre l'auto di Alessandro, quindi è permesso tutto, tanto va bene? Abbiamo già capito come funziona. Dai, dai, parte gli scherzi, partiamo. Sicuramente poi in questo contesto evidenzieremo la particolarità del Dynapro MT, capiremo se veramente il fianco rinforzato e la spalla con questi micro rilievi ci permettono di avere una resistenza maggiore, quindi meno penetrazione degli oggetti, giusto? Sì, assolutamente, direi che è un buon compromesso perché è un all terrain che però fa bene anche su rocce, fa bene anche su fango. Eccoci qua sulla pendenza. Ricordiamoci sempre di stare attenti agli ostacoli che si creano, che ci possono essere a monte, perché può cambiare di molto la percentuale di pendenza laterale della macchina. La manovra di emergenza da effettuare in questi casi è sterzare verso valle. Cioè, appena vedi che cambia molto la troppo rapidamente, diciamo, l'inclinazione, esatto, lo correggi. Okay. Adesso un cambio di pendenza dall'altra parte. Abbiamo il buco sulla destra. E poi un ultimo dosso in uscita. Tecnico, tutto molto stretto, quindi da fare con cognizione. Sei con le ridotte? Ridotta, sempre inserita, prima ridotta. E da stare attenti soprattutto agli ingombri, perché essendo stretto è molto facile andare a picchiare con qualche ostacolo sul laterale. Soprattutto occhio sempre ai ceppi, perché quando si va in giro nei boschi sono uno degli elementi più insidiosi che puoi trovare, perché spesso sono nascosti dall'erba, dalla vegetazione, e possono creare seri problemi nel caso in cui entrassero in contatto con qualche parte meccanica della macchina, tipo i differenziali o scatole varie, eccetera. Quindi cerchiamo di evitarli. Cerchiamo di evitarli. Ci siamo. Prima ridotta e possiamo partire. Vedi che è già un pochino più impegnativa questa pendenza laterale. Sì, non penso che col pandino non era... Adesso ci allarghiamo. Insisti, raddrizza subito lo sterzo. Esatto, adesso verso destra pian piano. Occhio, hai visto che qua abbiamo un ceppo che sporge, puoi tenerlo d'occhio col finestrino. Adesso tutto a destra. Sterziamo a destra, 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 destra. Ok. Sempre a destra, tieni a destra, vai, 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 perfetto. Adesso raddrizziamo leggermente il volante per non andare a toccare con la riva e poi chiudi sulla destra subito dopo, perfetto. Ottimo, un passaggino, hai visto, di molto tecnico, trialistico, breve ma intenso. Sì. We'll be right back.
Vai, 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 vai. Che succede? Eccoci qua. Allora, cosa abbiamo fatto? Adesso ti ho spento la macchina per simulare come sarebbe una situazione di emergenza. Può capitare che su una salita ripida tu ti ritrovi magari con la marcia sbagliata, il numero di giri del motore troppo basso, quindi la macchina si spegne. Cosa bisogna fare? L'ultima cosa da fare è schiacciare la frizione, perché se noi proviamo ad andare giù in retro, motore spento con la frizione schiacciata, è possibile che la macchina si intraversi, quindi che perda aderenza, tende a intraversarsi con conseguenti cappottamenti che noi non vogliamo assolutamente evitare. Che succeda. A questo punto c'è la manovra di emergenza. Quale sarà? Mettere la retro, appunto, sempre col pedale del freno schiacciato, e poi andremo a accendere la macchina girando solamente la chiave con la marcia inserita, cioè con la retro inserita, senza toccare la frizione. Quindi metti pure la retro, Claudia, teniamo bene il freno, adesso molla la frizione, molla il freno, mano sulla chiave, gira, ruote dritte come sempre, perfetto, hai visto che la macchina non ha perso aderenza. È fantastico. Perfetto, adesso che siamo sul piano puoi usare la frizione normalmente. Molto interessante, grazie Ale. Perfetto, volante dritto, acceleriamo un po', colpetti, piano piano, ok, i guadi ricordati che si fanno sempre molto piano perché c'è pericolo poi sai di alzare, ok, adesso fermati prima e adesso lasci scendere la macchina senza toccare il freno, mi raccomando, Ok. Quindi molla la frizione. Molla il freno, non accelerare, senti che la macchina si è frenata da sola, senza slittare, senza pericolo di intraversarsi che avresti invece frenando qua giù. Questo ovviamente sempre con la ridotta. Sempre con la ridotta inserita. Ok Claudio, allora adesso ci prepariamo a affrontare una salita un pochino più ripida con subito dopo un pianoro. Ricordiamoci sempre che appena le ruote davanti arrivano sul piano c'è un alto rischio di danneggiare il ponte e i semiassi anteriori. Quindi quando senti che le ruote passano già la salita, a quel punto inizia già a mollare in modo tale che non ci sia un salto di grip da 0 a 1000 troppo repentino. Brava, sì, perfetto. Mai diventata una professionista. Bravissima, brava. Claudia, come dacci qualche feeling con la guida? È fantastica. Sale ovunque, devi solo capire come. Ragazzi, è proprio vero che quando ci si diverte il tempo vola. Infatti queste due giornate di corso off-road sono terminate. Con Claudia che è stata velocissima nell'apprendere, anche molto brava, giudiziosa, precisa. Ale, quali sono i consigli che ti senti di dare a Claudia, ma anche poi a chi ci sta guardando? Maurizio, prima di tutto, sempre usare la testa quando si guida, dentro e fuori strada. Stare sempre in sicurezza, quindi cercare di anticipare il comportamento dell'automobile, ma anche e soprattutto anticipare quello che può essere la difficoltà quando si affrontano gli ostacoli. Rispettare la natura, perché ricordiamoci che siamo ospiti. Siamo ospiti. Bravo. E poi soprattutto, Mauri, fondamentale è lo pneumatico. Bravo. La gomma. Sotto controllo. Non usurato, pneumatico giusto, di qualità, perché non si può risparmiare. Esatto. Senti Claudia, cosa hai da dire? Ti sei divertita? Ti è piaciuto? Tantissimo, un'esperienza unica, anche perché mi avete insegnato tante cose che magari una pensa di sapere, ma che in realtà non si sa. Dai. Quindi grazie per l'opportunità che mi avete dato. Adesso sei pronta a partire, ti manca... Sì, c'è un bel po' di strada da fare in realtà per scendere in Sicilia. Perché Claudia va fino in Sicilia, quindi grazie di essere stata Beata con noi. Lei. Però poi ci sono altre due o tre cosine che Ale consigli sempre ai tuoi allievi, come tenere il finestrino sollevato quando si fa off-road, giusto? Perché... Esatto, ad eccezione dei guadi. E poi mai il braccio... Braccio fuori, anche braccio in strada fuori non si può vedere. Fa brutto, ormai, tra virgolette, e in off-road non si tiene, tranne appunto nei guadi. Quindi noi praticamente abbiamo concluso il...
cosa sta facendo? Ma come? Mauri, adesso? È impazzito. E chi me la paga la macchina adesso? Beh, io no, scusa, devo andare in redazione, c'ho un sacco di roba da fare. Claudia! Ma adesso come faccio io senza macchina? No, vabbè, incredibile.